In un bel libro del 1922, ma molto attuale ancora oggi, il giornalista americano Walter Lippmann esordisce con questo piccolo racconto. Ci dice che nel 1915, in un'isoletta sperduta nell'oceano, un ferrabotto, fatemelo dire alla calabro siciliana, portava le notizie, gli alimenti, i prodotti che su quest'isola gli abitanti si scambiavano e chiedevano all'incirca ogni 2 o 3 mesi. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, gli abitanti di quest'isola scoprirono soltanto a fine settembre di essere diventati tra di loro nemici, perché quest'isola era abitata da inglesi, tedeschi e francesi, quindi da una parte c'era un fronte e dall'altra parte ce n'era un altro. In quei 2 mesi e mezzo in cui l'informazione non era arrivata, la vita su quell'isola scorse esattamente come scorreva nei decenni precedenti, in pace e tranquillità con le dinamiche. La notizia più nota che spinse sul molo all'arrivo del traghetto gli abitanti era un caso di uxoricidio su cui si voleva sapere come la corte, non so se di Parigi o di Londra, si fosse alla fine espressa, perché ovviamente arrivando le notizie ogni 2 o 3 mesi sapevano un pezzettino e poi stavano cercando di capire il finale. Ecco, loro sono arrivati sul molo ad aspettare il finale e si trovano invece una notizia: in Europa è scoppiata la guerra e siamo diventati nemici. Ecco che cosa intendo per orientare. Intendo dire che la quantità, ma anche il tono, il registro e il tipo di informazione che ci raggiungono orientano le nostre azioni, il che non è una scoperta del mio libro, perché c'è un filone di filosofia analitica che si occupa di definire la comunicazione innanzitutto come azione già da una 70 d'anni, quindi non ho scoperto niente, però è la conferma del fatto che le informazioni che ci investono hanno un potere cinetico nei confronti della percezione del mondo che abbiamo e anche delle azioni che intraprendiamo rispetto alle informazioni che abbiamo. La novità di questo libro è semmai sottolineare il fatto che anche le azioni che ci sembrano più assurde, inconcepibili, illogiche, fatemi citare il grande scienziato che su internet insulta, magari anche, come dire, da un punto di vista umano, anche a ragione, una serie di persone incompetenti che gli dicono che i vaccini sono pericolosissimi mentre sappiamo che non lo sono affatto. Ecco, io non sto dando ragione a coloro che insultano, però dalla prospettiva del sociologo anche queste azioni, che scientificamente sono insensate nel vero senso della parola, hanno una loro razionalità, che non è la razionalità del narratore onnisciente che si può permettere di guardare tutto dall'alto come se fosse Dio o Manzoni con i Promessi Sposi, è la razionalità di quegli abitanti di quell'isola che hanno continuato a vivere in pace semplicemente perché quell'altro pezzo di informazione non ce l'avevano e che potrebbero aver avuto molte difficoltà a decidere di percepire l'altro come nemico, perché tutto sommato lì le bombe non c'erano. Ok, che nel parallelo con i vaccini potrebbe ad esempio essere che il vaccino, dal punto di vista di una persona che è spaventata, è sfiduciata, irrazionale e analfabeta, ma poi avremo modo di smentire questa che è un'altra bufala, non sono gli analfabeti quelli più antiscientifici, sono i laureati. Ok, questo lo rimando a dopo magari, ma così come mi verrebbe da dire i mangiaprete tendenzialmente sono le persone cattoliche, cioè sono quelle, come dire, sensibilizzate al vettore virale. Sei un bel virus comunque tu. Ok, cioè, uno staffilococco non da poco. Cioè, la questione quindi è più complessa,
perché se continuiamo a pensare che la pseudoscienza, e qui chiudo, sia soltanto una questione di assenza di conoscenza, quindi travasiamo maggiore conoscenza nelle teste degli ignoranti e porteremo a casa un buon risultato, il risultato è che poi facciamo le inchieste e scopriamo che mediamente sono Novax il 6% della popolazione italiana, quindi piccola, ma non così piccola da non mettere a rischio l'immunità di gregge, ma questo 6% diventa il 10% tra i laureati, quindi smentisce la più grande, come dire, il più grande alibi di chi non ha voglia di vedere il problema da un altro punto di vista, cioè che è solo un problema di vasi comunicanti, dobbiamo riversare nella testa degli ignoranti più conoscenza. Sarebbe come dire, in qualche modo evangelizziamo in qualunque modo purché evangelizziamo, ecco. Magari tu mi smentirai, non sono così convinto da cattolico anch'io, esatto, San Paolo, ecco, adesso dirò una roba per cui verrò scomunicato in diretta web, ma tra tutti San Paolo è uno di quelli che a me piace meno, ecco. Non ho detto proprio una, l'ho toccata piano. Quello che Giuseppe ha descritto è esattamente l'infosfera, cioè il fatto che oggi non conta più tanto la realtà, cioè quello che effettivamente è, ma la narrazione della realtà e le informazioni che la realtà porta con sé. L'infosfera è un termine che nasce negli anni 70, ma di fatto viene ripreso adesso, negli anni 2000, soprattutto da un filosofo che si chiama Luciano Floridi, che è quello che ha fatto la postfazione del mio di libro. Lui dice, esiste qualcosa che ci è noto, la biosfera, quindi la bolla di ossigeno, di azoto, quello in cui viviamo e grazie al quale viviamo. Esiste oggi un parallelo che è l'infosfera, cioè la bolla delle informazioni che ci permettono nello stesso identico modo di vivere, che condizionano nello stesso identico modo il nostro modo di vivere. Che significa non soltanto la nostra identità sui social, ma significa per esempio il nostro codice genetico, significa il nostro codice fiscale, significa la nostra identità digitale, significa le nostre impronte digitali o meno, eccetera, eccetera, eccetera. L'infosfera è sostanzialmente questo mare di informazioni in cui nuotiamo, o questa bolla di ossigeno informativo in cui viviamo, che esattamente come la biosfera può essere inquinato. Quindi se io respiro aria inquinata mi ammalo, se io respiro informazione inquinata mi ammalo. Se io trasmetto, custodisco e narro la mia esistenza in un certo modo, di fatto io esisterò in quel modo e chi non esiste perché per esempio non è connesso, non esiste sempre di più neanche per i decisori politici. L'Università di Madrid ha pubblicato alla fine di marzo, quindi un mese fa, uno studio in cui viene fuori che un quarto della popolazione europea, quindi un europeo su quattro, ritiene che sarebbe molto meglio essere governati non da un Parlamento e da un governo, ma essere governati da un'intelligenza artificiale, da un algoritmo. Un quarto della popolazione europea. Questo è semplicemente folle, perché quando noi diciamo intelligenza artificiale, diciamo qualcosa che rispetto all'intelligenza umana del più cretino dei cretini è infinitesimale. Un algoritmo oggi fa semplicemente più velocemente una cosa molto, molto, molto semplice. Quindi pensare che un decisore politico possa essere sostituito da una macchina perché non è corruttibile, perché conosce le cose meglio, perché va più veloce, è esattamente l'uguale contrario, ma per questo complementare, di quello che dicevi te adesso. Cioè pensare che in qualche modo l'umano abbia esaurito la sua capacità propulsiva rispetto alla storia, sia talmente infettato da sciocchezze che è meglio toglierlo di torno perché fa solo danni quando lavora, e allora sostituiamolo con la macchina. Che non è quindi l'idea di Terminator che arriva e ci ammazza tutti, ma è l'umano stesso che dice, ma io funziono fino a un certo punto, dico cretinate, mettiamo la macchina a lavorare. Allora che cosa diventa interessante rispetto al fatto che appunto esista l'infosfera e noi ci stiamo dentro? Diventa interessante capire che cosa significa l'ecologia e la sostenibilità nell'infosfera. E qui diventa per esempio fondamentale la responsabilità personale.
perché rispetto all'ambiente, se io butto una cartaccia per terra ho inquinato, ma voglio dire, certo, se sommiamo tutte le cartacce, nell'infosfera una semplice cartaccia ha un potenziale distruttivo enorme. E vi faccio un esempio, visto che l'hai citato, parlando del mio amministratore delegato, quello vestito di bianco, no? Francesco. Il mio amministratore delegato, quando venne eletto, si meritò da parte dei grandi giornaloni, compreso il Corriere della Sera in Italia, un titolone con scritto Bergoglio, abbiamo eletto un papa misogino. Perché? Perché è venuta fuori una notizia secondo cui il Cardinal Bergoglio avrebbe detto che una donna in una posizione di responsabilità significava distruggere qualunque tipo di struttura, qualunque tipo di organizzazione. Una donna in un ruolo apicale era una iattura. Titoloni sui giornali. Questa notizia è stata generata in una conversazione su Yahoo Answer in spagnolo di due ragazzini di 15 anni. Uno diceva all'altro, lo sai che Bergoglio, ma figurati, avete presente l'ercio? Ecco, molto meno. Due ragazzini in una chat dicono questa cosa, viene ripresa da un giornale, da un altro giornale, titoloni su tutto il pianeta. E a scoprire che questa non era una fake news, era neanche una fake news, perché la fake news è creata apposta, era una butade di due quindicenni, è stato un altro quindicenne. Però per due giorni i lettori dei grandi giornali, dal New York Times al Corriere della Sera in Italia, hanno pensato, abbiamo eletto un ottantenne rimbecillito misogino, grazie ad una chat di due diciassettenni. Allora, voi capite qual è il peso di quello che noi effettivamente mettiamo in rete, di quello che diciamo, il peso potenziale, globale, nel bene e nel male. Nel male è evidente, nel bene forse dovrebbe essere più evidente. È vero che il male corre molto più in fretta, che i giornali si vendono più con la nera che con la racconto delle buone azioni. Però è anche vero che nell'infosfera globalizzata la nostra responsabilità diventa molto più grande, ma anche la bellezza di poter incidere nella realtà diventa molto più significativa. Quindi chi ha un compito educativo, educare i propri figli a non buttare la carta per terra significa anche educare i propri figli a non usare l'hate speech sui social, per esempio.